La parte che preferisco, la buccia. No. No! Io l'ho divisa in piccoli pezzettini e ho creato dei fantastici dilata dita. Per le femmine consiglio di intingere lo stesso spazzolino nella polpa. No! E poi di pittarvi le unghie. No. Non buttate i semini, mi raccomando. La parte appuntita vi potrà servire per togliere lo sporco incastonato sotto l'unghia. Che buono, sa di ricotta! No! Un'idea per i maschietti invece è quella di trofinare ogni cubetto per togliere la sogna che si forma tra le dita. Certo, la classica, certo. Il tutto con zero sprechi. E posso dire una cosa? Sì. È croccantissimo.